questo momento in termini concreti abbiamo due grandi operazioni. Una è in capo al governo italiano e al Parlamento italiano, con la discussione della legge di stabilità, vedere esattamente, al di là dei propositi che sono stati fatti, che cosa riusciamo a far passare. Per esempio, uno degli obiettivi che dovrebbe raggiungere la meta è quello della revisione dei livelli essenziali di assistenza e delle patologie rare che debbono rientrare nei livelli essenziali di assistenza. Questo è un gold standard di questa legge di stabilità, speriamo di riuscire. Poi ci sono tutta un'altra serie di richieste che sono state fatte a livello di emendamenti che vanno dall'allargamento dello screening, quindi dal rifinanziamento dello screening neonatale e l'ampliamento, che vanno per esempio una serie di risorse messe a disposizione per orientare una rete che sia sempre più efficace e più concreta di interscambio non solo di informazioni tra i medici ma anche di informazioni tra i pazienti, per cui i pazienti possano ottenere immediatamente i dati di cui hanno bisogno, ad altre piccole cose che ci sono. Ma l'altra grande vera sfida che in questo momento stiamo cercando di portare avanti è quella che riguarda la formazione dei famosi ERN. Saranno questi centri europei di riferimento quelli da cui procederanno poi le linee guida dei prossimi anni, quelli da cui procederanno le linee di ricerca, e quindi in qualche modo non solo una gestione di fonti, ma anche proprio una gestione di cultura, di scelte strategiche, eccetera. Il nostro lavoro in questo momento è incalzare il governo nella concretezza del Ministero della Salute, perché la presenza dei centri di eccellenza italiani in questi centri di riferimento europeo sia proporzionata all'expertise che in Italia è maturato in tutti questi anni. Vorremmo esserci, vorremmo guidarne qualcuno e ritengo che ci siano in Italia le capacità, le competenze per poterlo fare. Ci vuole una volontà politica che travalica i confini nazionali, ma che sta a noi animare perché si realizzi.